Ci troviamo in Val di Fassa, a Campitello, nel negozio di C.F. Matias, che è uno scultore davvero particolare. Adesso qui vediamo alcune delle sue opere. Sì, le mie opere principalmente richiamano sempre un po' le sculture antiche, greche, del periodo arcaico, oppure egizie, e sono tutte costruite quasi come un edificio, un piano supporta un altro piano. Ad esempio, questa scultura qui è chiaramente fondata su due assi verticali dominanti, che vengono contrastati da degli assi orizzontali, le parti in questo caso anatomiche, che vanno a creare questa sorta di griglia, di incrocio di assi perpendicolari tra loro. E questo sicuramente dà alle sculture una struttura precisa, particolare e non troppo dinamica, non troppo elegante. Le più corte e le più alte quanto misurano? Perché qui ne abbiamo anche Ma i dei modellini più piccoli, modelli più diciamo, partono da grandi. pochi centimetri. E i lavori più grandi che invece ce li E ne vediamo ho. qua e facciamo, allarghiamo un po' il campo, se no ce n'è una addirittura di oltre 3 metri, mi stavi dicendo. Sì, che quelle sono in giro in vari enti. Poi le sculture, a volte faccio anche dei pannelli in alto e basso rilievo, quindi con volumi piuttosto appiattiti. Ciò nonostante, comunque, rimangono estremamente plastiche e quindi scultoree. E questi occhi, queste espressioni a cosa ti hanno ispirato? Cioè da dove Ma io sono partite? sono sempre stato affascinato fin da giovane dall'arte egizia in particolare, sia plastica che pittorica, o comunque le arti visive egizie. E chiudiamo con questo, altre figure molto particolari. E poi, come stavi spiegando, che devono dare un po' l'impressione di potenza, di forza? Sì, le sculture sicuramente bisogna che abbiano il loro spazio e la scultura deve dominare lo spazio circostante, quindi non deve essere assolutamente schiacciata da altri oggetti o comunque da altre cose che ha attorno. Per questo quindi cerco di fare in modo che i corpi o comunque le forme plastiche abbiano il loro effetto e la loro dominanza sullo spazio e su ciò che circonda, appunto. Grazie, allora tutti a Campitello a vedere queste opere perché veramente meritano e magari portarne una a casa come ricordo della Val di Fassa. Grazie. Senz'altro.